Amici della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, voi ben sapete che queste terre meravigliose non sono solo terre di tartufo, ma anche da vini molto pregiati e da paesaggi da mozzafiato. Ed è per questo si è pensato che questo tesoro dovrebbe entrare nel patrimonio dell'UNESCO. Parliamo con chi ha avuto questa giustissima idea. Buonasera, sono Roberto Cerrato, il presidente dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe Roero Monferrato. Oggi siamo qua ad Alba perché abbiamo uno stand proprio all'ingresso dei padiglioni in questa giornata straordinaria, anche se il tempo non è molto bello, abbiamo questa nuvolosità persistente, ma qui veramente c'è il bel tempo. È una festa? È grandissima, grandissima partecipazione, non potevamo mancare questo nostro grande progetto ormai che è condiviso dalla Regione Piemonte, dalle tre province Alessandria, Asti e Cuneo, sta entrando nell'ultimo periodo prima della sua, speriamo, consacrazione definitiva. 10 anni di lavoro, oltre 300 comuni impegnati in questo progetto, davvero potremmo, se riusciamo a avere questo riconoscimento che sarà a Doha, negli Emirati Arabi, in Qatar a giugno, saremo il 50° sito UNESCO italiano. Ma questa è una bellissima notizia, quindi siete lì che aspettate. Ci parli delle zone che avete scelto esattamente? Ma guarda, la prima presentazione del dossier, perché è stato fatto in due fasi, 2011-2013, avevamo messo alcune zone che purtroppo l'UNESCO ci ha un pochettino cassato dal punto di vista, non avevano i criteri che l'UNESCO voleva per questi nostri territori. Quali sono questi caratteristici? Sono quelli, i criteri sono quelli della culturalità del progetto, della bellezza del paesaggio, inseriti in un contesto armonico che si sviluppa appunto in tutte le province, in tutti i territori. Avevamo zone migliori e zone che purtroppo hanno subito questo taglio, che noi non ne possiamo nulla, purtroppo abbiamo subito questa situazione, ma non potevamo fare diversamente. Nella seconda riproposizione all'UNESCO abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo chiesto proprio a loro di venire a spiegarci quali potevano essere le zone e loro hanno sintetizzato in 6 territori molto belli, che sono la Langa del Barolo, quindi i comuni del Barolo, le colline del Barbaresco, quindi le colline di Neive, poi abbiamo il castello di Grinzane Cavour, che è il maniero più importante dal punto di vista estetico, che suggella tutti i castelli del nostro territorio, poi andiamo nella zona del Canellese, Canelli e l'Asti Spumante, perché il prodotto dell'Asti Spumante è rinomato in tutto il mondo, poi abbiamo il Barbera di Nizza Monferrato, e poi abbiamo nella zona di Alessandria le cantine di tufo sotterranee denominate gli Infernot, che sono dei luoghi straordinari dove negli anni, nei secoli passati, le famiglie vitivinicole scavavano queste zone per poter mettere a dimora le bottiglie migliori, anche per la famiglia, per i ricordi, per le date, per tutte queste cose. Quindi è un progetto davvero importante, 10.700 ettari di territorio, è una sfida davvero importante, solo a parlarne uno non riesce a immaginare il lavoro che c'è dietro. Qua c'è dietro, ci sono decine e decine di persone a livello scientifico, a livello di Politecnico, a livello di Regione Piemonte, Ufficio del Paesaggio, e poi ci siamo noi, che è l'associazione appunto che rappresenta tutto il piano di gestione di questo grande progetto. Ma lei è fiducioso, quindi sta aspettando questa data con ansia o con fiducia? Io sono assolutamente fiducioso perché abbiamo fatto tutte le modifiche richieste, di più non possiamo fare. Cosa hanno chiesto come modifiche? Le modifiche di ridurre il territorio, passando da 30.000 ettari a 10.700 ettari, quindi 2/3 sono... Questo è un peccato, però. Però il territorio l'ha capito, perché ha fatto anche memoria di questo. Se riusciamo a diventare patrimonio dell'umanità, sarà tutto il Piemonte del vino a giovarne e sarà tutta l'Italia, perché non si deve vedere in un ambito di perimetro. Tutti i patrimoni del vino devono essere riconosciuti, quindi noi lavoriamo appunto per questo. Quindi anche noi siamo molto fiduciosi, aspettiamo anche noi questa data, incrociamo le dita e
tutti davvero dobbiamo lavorare nella stessa direzione. La Regione Piemonte con gli assessorati all'urbanistica e al turismo ci stanno dando una mano e noi dobbiamo davvero ancora lavorare affinché la gente, perché questo è un passaparola della gente, prima dobbiamo essere convinti noi. Se siamo convinti noi delle opportunità potremo davvero presentarci al mondo, perché qui siamo davanti al mondo in maniera eccellente. Guardi, io di questo non mi preoccuperei, perché io ho visto la gente è veramente innamorata, è orgogliosa e consapevole di tutto quello che ha, quindi aspettiamo anche noi molto fiduciosi. Io la ringrazio che è venuto qua a spiegarci e darci questa bellissima notizia. Facciamo le dita e aspettiamo il mese di giugno davvero per questo responso finale. Grazie e buonasera a tutti, vi do appuntamento a domani. Grazie.